Salve a tutti amici del 13, ben ritornati in questo nuovissimo video, sono Mr. Electric e oggi siamo su Pokémon Zastri Alpha, la parte 44. In questa parte appunto dovremo fare il Resort Lotta. Bene, in questa parte appunto faremo il Resort Lotta e ci aspetterà questo. Sto registrando di sera, alle 8 e mezza qualcosa. Wow, forte! Voi due! Direi che più che spettatori siete allenatori in cerca di sfide o sbaglio? Sfide. I visitatori del Resort Lotta si possono dividere in due categorie. Quelli che vengono per assistere alle lotte e quelli che invece vengono per lottare. Oh, ma davvero? Ma dov'è che si lotta? Che? Non mi volete dire che non conoscete la Villa Lotta? Veramente no. Cose da pazzi. Si fa prima provare a spiegare le parole. E andate di filato alla Villa Lotta e in cima alla collina. Grazie mille, ci andremo senz'altro. Beh, io vado adesso. Buona fortuna allora. Addio. È bello il Resort Lotta, la Villa Lotta. Sono proprio curioso di vedere che posto è. Prima però voglio fare un giro. È la prima volta che faccio un viaggio del genere. Non sono mai stato in un resort. Miss Electric, io vado. Ciao. Spero di poterti rivedere presto qui in giro per una sfida. Certo. Certo. Benissimo, allora iniziamo a visitare un po' il Resort Lotta. Questo qua dice: qui per prendere la natura in gambe, è perfetto diventare più forti. Ok, vediamo un po'. Qui è oddio, bellissimo il cambio visuale però. Epico, epic visual. Allora qua la bicicletta non va bene. Voglio assolutamente vedere le sfide della Villa Lotta dal vivo. La vecchina me ne lancia. Quella vecchiaia, no, la vecchina. Qui ci vengono gli allenatori eccellenti. Ok. Poi è bellissimo sto cambio visuale, madonna. È bellissimo. Per vincere qui non bisogna essere forti, bisogna allenarsi in tanti modi diversi, come ad esempio il super allenamento virtuale. Te invece. Benvenuto, vuoi insegnare una mossa a un Pokémon in cambio di PL? Ah, che figata! Benvenuto, vuoi insegnare una mossa in... Ok, qua praticamente sono degli stand dove appunto ti insegnano le mosse in cambio di appunto di alcuni PL. Benvenuto! Anche tu, ok. Queste sono le sabbie mobili, OMG. Lo sai, sono appena tornata da Kalos, le dame della lotta. Ok, sì, sì, va bene, Kalos ha le dame della lotta, appunto. Bene, allora, quindi abbiamo visitato un po' questa zona. Qui ho fatto già lo speedrun. Praticamente non vi dà nulla di importante. Qui invece, questo non so cosa sia. Questo? Oh, accidente preso. Sì, certo. Bullo, va bene, ok. Quindi se voi date 100 poche dollari a questa signora in questa casetta, voi potete ottenere... Ah, la pensione. Un'altra pure pensione Pokémon. Che bella cosa. Due pensioni ci sono in casa... Owen. Che figo. Lo sai che è musica sottofondo? Sì. No. Sì. Bella questa, dicevo questa qua. Con questo qua invece cambiate le musiche. Questa invece, salve, sto facendo un giro in bicicletta. Anche tu ne hai una. Ah, una bicicletta di Clelio, che bella, vorrei comprarmene una anch'io. E qui c'è Bellocchio, Urg. Questo è Bellocchio. Già da lontano a 1000 si vede che è Bellocchio. Ehi, scusa, posso farti una domanda? Ma dove siamo? Ah, Resort Lotta. Resort Lotta, che cazzo di posto è? Ci si rilassa o si lotta? Pure c'ha ragione. Ehi, ma che ti è successo? Sei fragile da... Fradicio! Ah, in effetti, forza dai, non posso starti nel concerto così. Vieni da me. Buonasera. Manco ringraziandoci di averlo trovato. Bene, qui invece cos'è? C'è l'azzurro. Che devo fare? Ok, dobbiamo sfiderla. Questa qui appunto la sfiderete. O quei quattro Pokémon. Ma vaffanculo. Ok, sconfiggendo questa ragazzina appunto potremo andare avanti. E vediamo un po' cosa ci aspetta qua. Intanto è diventata anche notte. Quindi stay. E sinceramente per fare una specie di... Ok, allora qui si troverà una mega pietra. La Gengarite! Good!
Troviamo anche la gengarite. Tra questi qui ci sono strumenti? Proteina. Io non credo che siano tutti strumenti. Oh sì. Sì, invece. Ma come? Sono tutti strumenti questi. Calcio. Ferro. Va bene. Grazie per la gengarite e per gli strumenti, signore. Quindi, vediamo un po'. No, se non ci... No, ti prego, non ci sfidare. Uccidi. Vediamo di qui cosa c'è. Ok, quello di prima. Bene, allora non dovremmo andare avanti in questo. Giù, giù, giù. Io vorrei capire chi è. Bene, allora andiamo avanti. Curaci. Ok. E andare avanti, l'unica cosa. Che se è la lotta. Ok. Questo è mini... austro... No, questo che cos'è? Parcolotta, è il progetto di parcolotta. Progetto di parcolotta. E non so se è questa la casa. No, non è questa. Ma se noi andiamo dal... da Bellocchio... Ah, anche tu qui. Oh no, ci hanno trovati. Ah, questo punto l'abbiamo tutta scelta. Fa attenzione tesoro. Non preoccuparti amore, me ne occupo io, tu scappa. Ma che dici tesoro, non posso lasciarti qui. Abbiamo promesso, ricordi, insieme per sempre. Vabbè, poi basta, madonna, madonna. Cioè, praticamente un discorso che non finisce più. È infinito sto discorso. E alla fine praticamente ci dice che praticamente in poche parole il Team Magma, sia il Team Magma che il Team Idro, si scioglieranno e quindi ci sarà libertà. E a questo punto appunto i due si commuoveranno e appunto scioglieranno anche loro i cosmi, si chiamano i... Anche loro i team, appunto, si disuniranno, possiamo dirlo così, dai team malvagi. Non è questo, quello è un Lucario, figo. Figo, figo, figo. Non è meno questo. E questo? È l'unico. Sì, è questo qui. Praticamente, se voi parlate con questo qui... Scusate, l'altra volta non mi sono nemmeno presentato. Il fatto che non ho più pallida idea di come sia finito qui. Non mi ricordo nemmeno chi sono. Quando ho aperto gli occhi mi sono ritrovato su questa spiaggia. Non sapevo dove mi trovavo né come c'ero arrivato. Poi per fortuna sei arrivato tu. Ho come l'impressione di essere qui per un motivo ben preciso. Ma in questo momento non riesco a ricordare proprio nulla. Perdonami se non faccio ripetere le stesse cose. Ma devo ammettere che mi sento perso. Ora che ci penso non ti ho ancora ringraziato del tuo aiuto. Odinite! Otteniamo l'Odinite. Good. Grazie Bellocchio. E usciamocene da qui. Benissimo. Abbiamo ottenuto anche l'Odinite. Quindi 2 megapietre in una parte. Very well. Abbiamo ottenuto l'Odinite. 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 E questo è appunto il parcolotta. Chi vediamo? Fosco. Ehi tu. Guarda che si rivede. Beh, è naturale che gli allenatori si precipitano come combi sul miele quando vengono a sapere di questo posto. Qui facciamo tutti tremendamente sul serio. Io sono venuto a cercare Rocco perché è di tornare alla Lega Pokémon. Anche lui è uno che tenta sempre a superare i suoi limiti. Per questo viene spesso a livello lotta. Va bene. Ciao, a presto. Che serve la lotta? Maronna. Questo poi l'ambientazione della vera lotta. Praticamente voi se collezionate i punti lotta, praticamente vi fa comprare un po' di robe e varie cose. E comunque è semplice ottenere i punti, basta appunto lottando.
E va bene ragazzi, direi che per questa parte è tutto. E mancano veramente poche parti alla fine di questo let's play. Praticamente farò il montaggio anche delle mega pietre e appunto dove trovarle, come trovarle. E sì, farò questo. Quindi però nella prossima parte appunto ci sarà Cresselia. Quindi sì, la prossima volta cattureremo Cresselia, perché appunto già l'ho registrato e appunto stranamente l'ho trovata, il video dell'arco di luna, e appunto abbiamo trovato quindi Cresselia. Ho trovato il momento quindi per registrare, però ve lo dico già, non farò tutti i leggendari, perché alcuni leggendari appunto si catturano in diverse giornate e in diverse ore della giornata. Io sinceramente, visto che ormai sono in terza media, quindi devo prepararmi agli esami, non è il tempo per fare tutto ciò, e quindi appunto farò poche cose, come ad esempio questa, la parte, le tre delle mega pietre, e poi farò come leggendari, farò gli unici, Deoxys, Cresselia e Spiritomb, sono gli unici, quindi altre sei parti, no aspettate, sì, altre sei parti e let's play finisce, quindi... Yes, quindi altre sei parti e poi questo let's play che ci ha accompagnato dal 28 novembre fino ad ora termina. Sinceramente è stato un bellissimo let's play, mi è piaciuto. Però non stiamo a parlare di questo sei parti mancanti. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete il pollice in su, commentate, condividete, ci vediamo nel prossimo episodio. Quindi è tutto e arrivederci ragazzi.